Parte la sperimentazione di un nuovo sistema contro il malcostume dell'imbrattamento del suolo pubblico con deiezioni canine, un'abitudine incivile non solo per il decoro urbano ma anche per l'igiene della città, essendo anche un potenziale pericolo per la salute pubblica. Il sistema prevede in particolare un prelievo ematico al cane per poter identificare il padrone colpevole dell'imbrattamento attraverso l'esame comparativo del DNA. Il sistema è innovativo perché permette sicuramente di poter meglio attuare una serie di attività di controllo sul territorio, finalizzate soprattutto alla comparazione del dato del DNA canino con il DNA estratto dalle feci. Non è da dover perseguire l'animale assolutamente, ma da dover perseguire il comportamento non corretto sulla detenzione dell'animale da parte dei proprietari. È un deterrente, sicuramente è un deterrente che permette di poter evidenziare un comportamento non corretto laddove non c'è una flagranza di reato, cioè nel senso che può essere in qualsiasi momento prelevato un campione di feci dal territorio e ricondotto al proprietario in adempiente per il tramite della comparazione del DNA. L'ordinanza sindacale prevede l'avvio della sperimentazione nella quinta municipalità in base ad un'indagine condotta da ASL Università Federico II che ha individuato l'area Vomero Arenella a rischio più elevato rispetto al fenomeno di imbrattamento delle strade, con la sua particolare concentrazione di cani di proprietà per poi estendersi a tutta la città. Dimostra anche una collaborazione importante fra le diverse istituzioni, con l'ASL, i servizi veterinari. Si parte in un quartiere Vomero Arenella, l'idea nostra è di estenderla a tutta la città. Insomma, io penso che anche nelle città come Napoli, che hanno problemi, che hanno sofferenze, c'è bisogno anche di accettare la sfida dell'innovazione, e quando ci sono opportunità con tecnologie nuove e moderne di poter dare un contributo reale al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, bisogna incamminarsi in quel percorso e dare delle risposte vere, insomma, e scacciare in questo modo le polemiche.